la prima maglia, quanti ricordi, e l'orizzonte lontano sopra di me, maglia granata, maglia sudata, e dal vestuti alla recchi cresciuti con te. Giovani di Salerno insieme ad alcune realtà del terzo settore della città, un progetto di inclusione che ha portato alla realizzazione di un brano musicale dedicato alla Salernitana, un inno alla squadra del cuore che gli ideatori hanno presentato nel corso di una conferenza stampa. L'idea del Museo Digitale della Salernitana Mac Te Animo 1919 con il giornalista Umberto Adinolfi e con il coinvolgimento dei maestri Massimo Santoro ed Emilio Melfi e poi le collaborazioni artistiche. L'inno è prodotto dall'etichetta Musica Attiva Social Records, distribuito dall'edizione musicale Officina e poi è suonato e cantato da giovani musicisti salernitani, utenti dei servizi sociali e giovani diversamente abili. Ed ancora uno storico ultra che ha cantato ed inciso il ritornello, supportato dalle voci di Tiziano Cillis, Francesco Criscuoli, Alessandro Melfi e Tommaso Maisto. Realizzato anche questo videoclip curato da Federico Fasulo, girato nei vari centri con protagonisti gli utenti e gli operatori delle realtà sociali ed il saluto del capitano della squadra Granata di Tacchio. L'iniziativa è stata patrocinata dal settore politiche e sociali del comune di Salerno. In realtà questa cosa è nata qualche annetto fa, in occasione del centenario, quindi parliamo di 2 anni fa, poi la pandemia ci ha un po' bloccati. Quando abbiamo ripreso le attività, in particolar modo attraverso la nostra radio Salerno Village, qui al centro polifunzionale Arbostella, abbiamo parlato di questa nostra idea con gli amici dell'associazione Musica Attiva e abbiamo immaginato di rendere concreta questa possibilità. È un progetto di inclusione, in realtà, come quasi tutte le cose che facciamo, se non tutte le cose che facciamo, in realtà lo spirito, come dire, principale è quello di fare in modo di creare delle attività per i nostri ragazzi, è quella la priorità che noi abbiamo, quindi che si tratti di Salernitano o di qualsiasi altra cosa, l'importante è svolgere delle attività con i nostri ospiti e in questo, voglio dire, ci siamo trovati perfettamente con lo spirito anche di Musica Attiva che da anni realizza sui territori attività con i bambini. La particolarità senz'altro è aver unito varie realtà sociali del comune di Salerno, è stato un qualcosa di bellissimo perché abbiamo appunto coinvolto decine e decine di bambini, ragazzi diversamente abili, abbiamo prodotto un qualcosa che di veramente bello e di veramente inclusivo.